È in corso lo spoglio dei voti per le primarie del centro-sinistra, si preannuncia ormai quasi certo un testa a testa tra Bersani e Vendola e a Franco Galiandro, coordinatore cittadino di Sinistra Ecologia e Libertà, chiediamo un parere su questo risultato e sull'iniziativa delle primarie che ha visto in qualche modo insieme PD e SEL. Intanto inizio a parlare delle primarie, di questo strumento che ancora una volta credo che oggi abbia dato dimostrazione, è scritto un'altra bella pagina per il centro-sinistra del nostro paese, parlo della nazione naturalmente. I dati che parlano di circa 4 milioni di elettori credo che siano una giusta riconnessione fra il centro-sinistra e il suo popolo. Adesso sta a noi, insomma, mantenere questo popolo e curarlo in maniera più attenta, credo. Quindi un'altra bella pagina, dicevo, con uno strumento che ancora una volta si dimostra capace di attirare e di far partecipare il nostro elettorato. Per quanto riguarda invece Grottaglie, devo dire che non si può nascondere una certa delusione circa il dato dell'affluenza. Credo che i poco più di 1000 elettori che vanno innanzitutto ovviamente ringraziati per la loro partecipazione non possono nascondere il fatto che circa la metà rappresentano la metà degli elettori delle scorse primarie. È un dato che va riflettuto. Io credo che la situazione politica locale abbia inciso sul dato e sull'affluenza. C'erano tutte le condizioni oggi affinché la gente potesse partecipare e questo non è avvenuto così come ci aspettavamo. Almeno personalmente ero convinto che sarebbe stata maggiore l'affluenza, maggiore la partecipazione. Questo naturalmente non solo deve interrogarci ma deve costringere in qualche modo l'intero centro-sinistra grottagliese a rivedere alcune posizioni, alcune scelte. Sicuramente il non aver chiuso ancora una verifica che da troppo tempo si trascina ha avuto anche oggi, credo, un segnale in questa direzione.